Allora, in questo momento, mentre noi stiamo lavorando per cercare di non perdere questa bella occasione delle Universiadi, i 5 Stelle fanno i tweet. Cioè i 5 Stelle si stanno rivelando i nemici di Napoli e della Campania. Facciamo un attimo chiarezza. Quando si è posto un anno e mezzo fa il problema delle Universiadi, si è posto perché il Brasile aveva rinunciato. Aveva fatto come ha fatto Araggi a Roma, siccome le Olimpiadi sono un problema faticoso da gestire, è meglio che stiamo tranquilli e quindi rinunciamo a 5 miliardi di euro. Bene, a Napoli vogliono fare la stessa cosa. Un anno e mezzo fa si apre questa opportunità. Sapevamo benissimo che era una croce in più, un problema in più, che se avessimo voluto vivere tranquilli, non ci obbligava nessuno a pensare all'università. Allora noi cerchiamo di cogliere questa occasione. Che significa? Centinaia di milioni di euro di investimenti. Significa possibilità di recuperare decine di impianti sportivi a Napoli e in tutta la regione. Significa rilancio dell'economia turistica. È un'opportunità, con problemi perché poi devi correre. Hanno cominciato una polemica, una solfa insopportabile. Bisognava trovare le residenze per ospitare gli atleti nell'area ex Nato a Bagnoli. Abbiamo spiegato 300 volte che quell'area è vincolata dalla soprintendenza, è complicato fare i lavori interni e che comunque non sarebbero bastati i soldi. Allora si è deciso di fare la gara per noleggiare per 15 giorni navi da crociera per ospitare gli atleti e si sta facendo la gara, la prima è andata deserta. Ogni settimana una polemica, un'audizione nella commissione regionale, ma sapendo che sono cose inutili, mica vogliono informarsi sulla trasparenza, no, questi hanno il comunicato stampa già pronto, a prescindere. E comincia la solfa, le palle, la corruzione. Diciamo una parola definitiva. Anziché dare fastidio sui giornali, andate alla Procura della Repubblica e facciamola finita. È una cosa insopportabile. Dunque, i 5 Stelle, nemici di Napoli. Universiadi significa, tanto per intenderci, significa che si fanno 67 interventi infrastrutturali per 127 milioni di euro. Significa interventi di riqualificazione per lo Stadio San Paolo, la pista di atletica, Pala Barbuto, Circolo Tennis Napoli, Mostra d'Oltremare, Pala del Mauro ad Avellino, Stadio Arechi a Salerno, Stadio Collana, 9 milioni di euro. Noi lavoriamo per riqualificare, i 5 Stelle sono contro l'intervento di riqualificazione del Collano. Questa è la conclusione. L'importante è fare i tweet. Quindi, contro Napoli e la Campania. E Luigino Di Maio contro la geografia. Ha fatto un viaggio negli Stati Uniti d'America e si è incontrato con un po' di gente, un po', diciamo, parcheggiatori di Manhattan, i venditori di popcorn, insomma, il massimo di rilievo politico che ha prodotto è questo. Fa un'intervista e dice che noi, Luigino, noi siamo amici degli Stati Uniti d'America. Lascio immaginare, gli americani non dormivano la notte se non avevano l'amicizia di Luigi. Comunque, siamo amici, ma siamo anche amici dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come la Russia. Ora, perché va fermato questo individuo per carità di patria, per il nostro benessere, ma anche per evitare, come dire, di interrompere i processi formativi dei nostri ragazzi? Provate a immaginare un ragazzo delle scuole medie, sente Luigino, dice la Russia affaccia sul Mediterraneo. Questo immagina che la capitale della Russia sia il Cairo, sia Alessandria d'Egitto, ma insomma, ma com'è possibile? Ci ha illuminato con le prime proposte che farà
che farebbe? Riduciamo le tasse e mettiamo il reddito di cittadinanza. Manca solo la briochina data a tutti i cittadini italiani la domenica mattina, il sabato mattina. Ma possiamo ridurci in Italia in questi termini, senza avvertire la necessità di dire una cosa seria? Riduci le tasse e poi prendi 20 miliardi di euro per dare il reddito a tutti quanti. Allora, nemici della geografia, nemici della storia e negli ultimi giorni nemici di Napoli e della Campania. Quindi sappiano i nostri concittadini che i 5 Stelle sono contro lo stadio Collana ristrutturato, le piste al San Paolo, gli impianti che stiamo ristrutturando in tutte le parti della regione, perché sono contro le Universiadi. Io ho detto un'altra cosa: se vi muovete, questa è una bella occasione. Si deve muovere il governo e il CONI. Noi abbiamo stanziato le risorse come Regione Campania, è una parte il governo. Ma alla fine devono muoversi gli altri, e non è che facciamo noi l'evento sportivo. Quindi la nostra sollecitazione è per fare l'evento, ma per lavorare seriamente, perché se perdi un mese di tempo rischi di non fare l'evento. Ho anche detto che se dovesse capitare questo malaugurato evento della non realizzazione, la Regione manterrà i finanziamenti per rifare gli impianti sportivi. Alla faccia dei 5 Stelle. Ce li facciamo comunque.